Naturalmente ne facciamo un'altra, eh? Allora, girate il lavoro in modo tale che il vostro gomitolo sia sempre sulla parte alta. Vedete? I due filati, si dividono sulla fogliolina. Lasciate il gomitolo nella parte alta e sempre nella parte bassa, il vostro ago da chiacchierino. Teniamo tra l'indice e il pollice questa volta la fogliolina e costruiamo il telaietto sulla mano sinistra. Quindi attorno alle due dita, parallelo al centro, addosso al mignolo, centrale tra i due fili, tra le due dita, accostato all'anulare e quindi giù di nuovo nel mignolo, bloccato con numerosi giri per tenere fermo il vostro telaietto. Naturalmente adesso avremo questi tre fili che saranno i due fili laterali che sono legati al mignolo, vedete? Scendono parallelamente e vanno giù. E l'altro, il terzo, è legato alla fogliolina. Cercate di unirli verso il centro per partire con la tessitura e ripartite come abbiamo fatto all'inizio. Quindi sotto, sopra, sotto. E tirate. Stringete bene in modo che si veda il distacco tra una fogliolina e l'altra. Al ritorno facciamo il contrario. Sopra, sotto, sopra. Tirate. Stringete anche questo secondo giro, dopodiché partite con i due tempi del giro di andata. Quindi siamo al terzo giro, tirate verso l'esterno e tirate verso l'esterno. Accostate bene i fili, giro di ritorno e accostate. Primo giro, primo movimento, secondo movimento. Ritorno, abbassate, primo movimento, secondo movimento, accostate, facciamo un altro paio di giri. Primo movimento e tirate, primo movimento e tirate dalla parte opposta. E la tessitura va formandosi. Ora siamo verso la parte centrale della foglia, da questo momento in poi dovremo chiudere. Però per i primi giri, anziché tirare verso il centro, tiriamo verso l'alto. Per mantenere costante la struttura della foglia, almeno nei primi giri. Fermate due o tre giri sono sufficienti. E poi cominciamo a stringere. Abbassate se necessario i giri e poi primo movimento e questa volta tendete verso il centro. Secondo movimento e tirate verso il centro. Giro di ritorno, tirate. Andata, tirate. Ritorno, serrate e chiudete la fogliolina. A questo punto
abbandonate il chiacchierino, liberate il vostro mignolo e anche le capioline, quella superiore e quella inferiore, che vi trovate al di sopra e al di sotto della fogliolina. Chiudete prima la capiolina superiore così e poi tirate il filo legato al gomitolo e chiudete anche quella inferiore. Facciamone una terza assieme. Questa volta andiamo un po' più veloci, eh? Quindi teniamo tra l'indice e il pollice la fogliolina, avvolgiamo attorno alle dita centrali parallelamente al filo sotto l'indice e il pollice, scendiamo nel mignolo e risaliamo al centro dei fili tra l'indice e il pollice e al centro anche delle dita posizionate con i due fili centrali. Accostiamo all'anulare e poi blocchiamo sul mignolo con numerosi giri che ci permettono di tenere fermo il lavoro. Partiamo con la tessitura. Facciamo un giro di andata sotto, sopra, sotto e tendiamo bene questo filo in modo che la partenza della fogliolina sia ben stretta. Sopra, sotto, sopra. E tendiamo anche questo filo in modo che stringiamo bene l'inizio. Dal terzo giro in poi cominciamo nel giro di andata a suddividere in due tempi il movimento, quindi primo movimento e tiriamo verso l'esterno, ignoriamo quello centrale, secondo movimento sul terzo filo e tiriamo verso la parte opposta, accostiamo e torniamo con il giro opposto, accostando e abbassando i fili nella parte inferiore. Poi primo movimento d'andata e tiriamo, secondo movimento di andata e tiriamo. Pian piano la nostra fogliolina si allarga e raggiunge la dimensione e la consistenza definitiva. Primo movimento di andata e tiriamo, secondo movimento di andata e tiriamo. Abbassiamo e armonizziamo un pochino le forme. Torniamo. Un altro paio di giri e poi dovremmo essere al centro della fogliolina, diciamo 7 giri all'incirca per ritrovarci al centro della fogliolina. Ecco, siamo al centro. Da adesso in poi dobbiamo fare l'esatto contrario, però non subito, a partire dopo i primi giri. Quindi nella parte centrale manteniamo costante anziché tirando verso l'esterno, tirando verso l'alto. Secondo movimento, tiriamo verso l'alto, poi torniamo, 2, torniamo, 3, e accostiamo, 5. Adesso tendete verso l'interno del lavoro in modo tale che cominciamo a stringere verso l'interno e l'ultimo giro lo serriamo bene. Liberate il mignolo e avremo una parte superiore e una parte inferiore che andremo a chiudere. Prima la capiolina superiore a vantaggio di quella posteriore.
e la metà della nostra fogliolina è completa. Poi quella legata al gomitolo, tirate, tirate, tirate e la fogliolina è completa. Allora, dovete ripetere questi passaggi per un certo numero di volte per tante foglioline quante sono necessitano per coprire la circonferenza del vostro polso. Quando siete arrivati alla fine, ci vediamo per la conclusione. Vediamo come si fa lo split ring, come si fa il laccetto finale e come si conclude il bracciolino. A tra poco. Bene, allora ho concluso tutto quanto il filo di foglioline e ne ho fatte 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Per la mia circonferenza polso va bene, voi dovete valutare in base alla vostra naturalmente, quindi fate il calcolo, pian piano che andate avanti e misurate e poi vedete se vi basta. Allora, adesso dobbiamo fare uno split ring finale. Questo split ring avrà le due metà composte da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doppi nodi ciascuno. Quindi iniziamo la prima metà dello split ring e realizziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora togliamo il filo dalla cruna del lago. Abbiamo girato il lavoro dalla parte della cruna. Partiamo col mezzo nodo B. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torniamo di qua, montiamo il filo sul lago e chiudiamo l'anello. Lo split ring naturalmente lo facciamo abbastanza speditamente perché è una tecnica nota e in ogni caso se mi manca qualche passaggio vi linkerò le scuole, però oramai credo che non ce ne sia più bisogno. Passiamo il filo, inseriamolo nella cappiolina, chiudiamo bene il nostro anello, lasciatelo leggermente morbido perché deve passare il vostro bottone, quindi fate in modo che la sua circonferenza sia giusta. Quindi togliete l'ago, fate un nodino finale per bloccare i due fiocchetti che tra l'altro non andremo a nascondere tra i nodi perché li utilizzeremo per metterci alcune perline. Quindi ho pensato di utilizzare queste perline che ho comprato da Tiger. Credo che siano rimaste soltanto le gocce, vediamo se entrano. Ecco la prima entrata. Facciamo un paio di nodini finali perché la goccia ha dei fori un po' larghi, quindi taglio e supero. Quindi taglio qui, e faccio altrettanto. Vediamo di togliere un po' di spessore al capo del filo in modo tale che sia più facile l'inserimento. Vediamo se riesco. Vediamo
vediamo un po' di fare due pendaglietti più o meno della stessa dimensione. All'incirca. Fate più di un nodino perché altrimenti le perline sfuggono naturalmente. Allora, tagliamo. Ecco, allora il progetto è finito. Progetto molto semplice, velocissimo, si fa in un'oretta, insomma, naturalmente dipende dalla pratica che avete preso con la tecnica, però una volta imparata non è difficile. È una cosa semplice ma molto carina, che potete armonizzare con i costumi da bagno. O con la vostra mise vacanziera, diciamo. E l'ho fatto esclusivamente per prendere dimestichezza con questa tecnica che mi chiedete da tanto tempo e che è molto richiesta. A quanto pare eravate interessate a inserire queste foglioline sui vostri progetti. Bene, per ora è tutto, ci vediamo la prossima volta con un altro progetto. A presto!